Ciao ragazzi, eccoci al quarto appuntamento con il modding e le custom ROM per il Moto G. Oggi è il turno della Omni ROM. Purtroppo il porting di questa ROM è al momento ancora in fase beta e questo si riscontra molto utilizzandola. Da notare la simpatica animazione di sistema e i tempi di avvio comunque decisamente rapidi. Dicevo del fatto che la ROM è in beta, effettivamente mi è capitato di avere dei blocchi con qualche applicazione. Ma andiamo con ordine. Il lavoro del team non si è concentrato nello stravolgere l'esperienza utente come in altre ROM, ma semplicemente ad apportare qualche modifica qui e lì al fine di migliorare l'esperienza utente. Ad esempio, l'interfaccia è quella di Android Stock, sì, con il Google Launcher, ok, ma non ci sono stravolgimenti di densità o altro. Anche di applicazioni preinstallate non ce ne sono molte, giusto qualche utility qui e lì, le solite della Cyanogen, ad esempio, e qualche altra aggiunta originale. Le maggiori modifiche sono tutte concentrate sulle barre di sistema, ma prima di vedere che cosa gli sviluppatori hanno pensato per noi, voglio muovere una critica alla poca organizzazione generale. Ci tornerò fra poco. Come praticamente in tutte le ROM, possiamo personalizzare Quick Settings, anche se qui è possibile decidere il numero di colonne e la gestione viene direttamente da questa area con l'apposita icona. Gestione che è un pochino macchinosa, ma è possibile scegliere cosa visualizzare e in quale ordine. Altre modifiche sono la possibilità di decidere dove mostrare l'ora, gli indicatori di traffico dati, l'icona della batteria ed il logo operatore, che a differenza di tante altre ROM, in questo caso è proprio l'immagine del logo e non la scritta. Una simpatica trovata. Ovviamente la maggior parte delle personalizzazioni le si hanno dentro le impostazioni, però come potete notare c'è un po' di caos. Infatti ci sono più punti in cui andare a cercare per determinate configurazioni, alcuni sono anche al di fuori delle impostazioni stesse. Altra cosa che ho notato è la presenza di alcuni duplicati, come la voce per la gestione delle reti mobili, che è stata tirata fuori dal menu altro, ma è rimasta presente all'interno dello stesso menu. Ma perlomeno è possibile andare ad impostare più modalità di rete rispetto a quelle standard. Nella sezione interfaccia abbiamo tutte le voci per la gestione delle barre, dei menu, delle schermate di notifica. Abbiamo anche l'Active Display, la gestione dell'animazione, tutto un po' mischiato. Altre configurazioni sono poi sparse nelle sezioni dispositivo, personale, con i profili e la gestione dei permessi delle app, cosa molto interessante poiché ci permette di andare permesso per permesso e vedere quali app ne fanno uso ed eventualmente impedire l'accesso ai nostri dati. Ancora altri settaggi li abbiamo in sistema, con la gestione delle performance, governor, gestione dei core del processore, insomma, qualche impostazione avanzata c'è, ma niente di così spinto come ad esempio nella Liquid Smooth o nella Mo-Key. Bene, andiamo ad analizzare le funzioni introdotte dal team. La gestione delle barre di sistema è molto interessante. Forse ci avrete fatto già caso, oppure no. Comunque è possibile abilitare la possibilità di colorare le barre in base al colore dell'app in uso, sia quella di stato, come sarà poi in Android Lollipop, ma anche quella di navigazione in basso, per un'esperienza veramente coinvolgente. Tra altre opzioni abbiamo la possibilità, come vi dicevo, di mostrare il logo operatore, la regolazione della luminosità facendo scorrere il dito, cosa che questa volta ho usato intensamente e fra poco vi dirò il perché, la gestione dell'orologio, il conteggio delle notifiche, eccetera, eccetera, eccetera. Tornando ai colori delle barre, vi faccio vedere qualche esempio. Twitter mostrerà il top in azzurro e la parte bassa in bianco. Oppure il Play Store, in alto sarà grigio, nella sezione principale, e poi nelle sottosezioni avremo i rispettivi diversi colori. Il cambio è dinamico, in base al contesto, e questa cosa può comunque dare fastidio. Prima di tutto perché il cambiamento non è immediato. A volte, poi, a causa di pop-up che possono comparire, il colore non viene mantenuto. O ancora, andando ad abbassare la barra delle notifiche, può rimanere lo stacco. Ma cosa più fastidiosa di tutte per me è quando si naviga in un sito internet poiché la barra in basso verrà adattata a quello che è mostrato sullo schermo, continuamente. Ad esempio, andando su un sito ricco di immagini come The Verge, la barra verrà colorata continuamente in base all'immagine che vi è sul retro. Ok, sono fesserie, però questa cosa è disattivabile dalle impostazioni, mantenendo il colore solo per la parte superiore. Tornando appunto alle impostazioni, vediamo come sia possibile configurare il Power Menu con alcune operazioni prestabilite, quindi non possiamo proprio configurarlo come vogliamo noi. Abbiamo poi la gestione delle notifiche, con alcune impostazioni per quel che riguarda lo sfondo,
oppure la presenza delle heads up notification e così via. Come vi dicevo, c'è l'Active Display di cui vi ho parlato già varie volte, comunque con lo schermo spento sappiate che ci potranno apparire le notifiche, un po' come avviene sul Moto X. C'è poi la gestione di tutte le animazioni di sistema, mentre in altro troviamo sparse varie opzioni, come l'app Cycle Bar, che è la barra laterale che ci permette di avere dei collegamenti rapidi alle app che usiamo più di frequente. Ed abbiamo poi altre impostazioni per la gestione del multitasking, come la visione della RAM, il bottone per chiudere tutte le app, insomma grosso modo quello che si trova un po' in tutte le ROM. Abbiamo poi l'Omni Switch, che può sostituire il multitasking, ma sinceramente non mi è piaciuto molto. Nella sezione dei suoni vi è la possibilità di impostare le ore di quiete, oltre alle varie impostazioni di default. In display non c'è nulla di eclatante se non la gestione dell'animazione di spegnimento. Nella sezione che riguarda i bottoni invece possiamo configurare tutti i vari bottoni fisici presenti appunto. Eccoci alla batteria, il punto dolente. Tanto per cominciare è presente un gestore dei consumi che io non ho attivato, ma posso dire che probabilmente sarà veramente utile visto che in alternativa i consumi saranno decisamente alti. Con il mio uso, questa volta leggermente un po' più alto del solito, la batteria non ha assolutamente brillato. Non ho superato le 36 ore di autonomia, con ben 8 ore di modalità aereo, durante la quale comunque un po' di consumo c'è stato lo stesso. In generale ho notato sbalzi e poca continuità del segnale. Insomma, si vede che la ROM non è ancora del tutto perfezionata e forse non è pronta per l'uso quotidiano di tutti gli utenti. Avevo accennato all'Omni Switch, che non mi è saltato. Tra l'altro si trova al di fuori delle impostazioni ed è fondamentalmente una barra attivabile al lato con i collegamenti rapidi alle applicazioni recenti e con i comandi di sistema. Assolutamente niente di speciale. Altre app preinstallate, come vi ho detto, ma abbiamo solamente la torcia e poco altro. Vorrei tornare però al discorso utilità dello slider della luminosità, perché io utilizzo solitamente il device con poca luminosità, poiché avendo uno smartwatch le notifiche le leggo dapprima su di esso ed in caso utilizzo il telefono. Ora, visto che ho avuto problemi con il mio Pebble, regolare la luminosità a mano ogni volta che ero in giro è stato fondamentale, visto che il mio smartwatch era pressoché inutile. Altri problemi poi li ho avuti con qualche applicazione che ogni tanto crasha, come la galleria, ma appunto principalmente con la Pebble app, come vi faccio vedere. Avviando l'app potete notare come generalmente più o meno tutto funzioni, l'orologio viene riconosciuto, le notifiche generalmente vanno, ma solamente quelle che sono configurate di base. Gmail ed Hangouts, che io utilizzo moltissimo, non sono attivi di default, occorre abilitarli dall'apposito menu, ma appena proviamo ad entrarci l'applicazione crescerà, rendendo di fatto completamente inutile il Pebble. A questo punto però non so se ci sono altre applicazioni che non funzionano, quindi mi sento di sconsigliare questa ROM almeno finché non uscirà dalla beta. Altra cosa da sottolineare è che il touch risulta leggermente più legnoso rispetto ad altri firmware. È una sensazione più che altro, ma in generale il dito sembra scorrere meno fluidamente. Sembra perdere colpi ogni tanto, e lo si nota ad esempio navigando in internet. Insomma, la ROM è ancora beta, c'è qualcosa da risolvere. Comunque è interessante poiché ha pochi fronzoli, è un pochino disorganizzata, ma ci si può convivere. Cosa che invece non è possibile fare per chi utilizza pesantemente il Pebble ad esempio. Assolutamente da risolvere i consumi alti della batteria, il touch non sempre all'altezza, ma soprattutto i crash delle applicazioni. Mi fermo qui, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciate un commento qui sul blog o nella community. E noi ci sentiamo presto. Ciao ciao!